Presidente Moretti, siamo a New York, Crema e il polo della Cosmesi sbarca anche a New York, è una bella soddisfazione. Portiamo in giro, come si vede anche dal mio braccialetto, gentilmente offerto dall'Istituto per il Commercio Estero, portiamo in giro l'italianità, anche qua negli Stati Uniti. Parecchie aziende del polo della Cosmesi sono qua, oggi si comincia a lavorare, prima giornata di fiera, molto gasati, molto contenti di essere qua. Il mercato americano richiede grande qualità e un'attenzione particolare proprio per la dimensione del mercato stesso, un mercato che fa 350 milioni di abitanti e che bisogna saperlo approcciare nella maniera giusta, quindi bisogna essere qui partecipando appunto anche a queste fiere, è importante perché incontri il mondo americano che è comunque completamente diverso e 6 ore di viaggio da una costa all'altra degli Stati Uniti sono davvero tante, tra la costa est e la costa ovest sono ancora due mondi diversi, le aziende devono insistere per riuscire a arrivare a degli obiettivi interessanti qui negli Stati Uniti, ma quando riescono a impiantare dei loro uffici o delle loro sedi qua negli Stati Uniti i risultati sono davvero bellissimi, anche perché il prodotto made in Italy italiano è conosciuto, ha una grandissima reputazione e quindi bisogna approfittare di questa nostra capacità.